Andiamo a dormire. Cos'è questo rumore? Cos'è questo rumore? Oh, citazioni. Non è il mio cellulare a squillare. Forse sarà quello di sotto? Esatto. Allora, scendiamo e andiamo a sentire chi è. Sì, pronto? Ehi, sono io. Chi parla? Hai già dimenticato la mia voce? Sono Sakura. Sojiro, non Sakura. Comunque, ho chiuso il locale mandando via, ho scordato di girare il cartello su chiuso. Non ho assolutamente voglia di tornare solo per quello, potresti farlo per me? Certamente. Dubito che arriveranno dei clienti, anche con il cartello che dice aperto. Lo immagino anch'io. E devo ammettere che è un vero sollievo. È mia regola non salvare sul telefono i numeri dei ragazzi. Giustamente, Sojiro, come no? Sono contento che tu abbia risposto. A ogni modo, lascio a te il compito di girare il cartello su del locale. Stavo per dire su chiuso. Che tra l'altro, questa è stata una cosa che un po' mi aveva spaventato all'inizio, perché io pensavo fosse una cosa ricorrente, tipo spegnere il gas, spegnere la TV, girare il cartello. Invece è una cosa che succede di rado, che ti chiedono proprio. Quindi, cioè, era stata una preoccupazione infondata. E sti cartelli così messi fuori invece che dentro, io mi sono sempre chiesto, ma scusa, e se adesso passa uno stronzo e me lo gira di nuovo a caso? Cioè, può succedere, no? Il bagno, tra l'altro, non ve l'ho fatto vedere, ma serve per scoprire un po' le nostre statistiche, diciamo. Però per adesso non ci serve. Tutto quello che dobbiamo fare ora è andarcene a dormire. C'è qualcos'altro che devo fare? Se non vuoi pulire, direi di no. Dovrò prendere il treno per andare a scuola. Yongenzai a Oyama Ichome. Cambio di linea. A quanto pare devo raggiungere Shibuya, poi effettuare il cambio da lì. Altre notizie sull'incidente in metropolitana. Sembra che un sacco di persone siano rimaste ferite. Eh beh, scommetto che la cosa scombussolerà anche tutti gli orari di domani. È molto probabile, in Italia succederebbe di sicuro. La strana app che ho visto l'altra sera è di nuovo lì. Che ti sia entrato un virus nel telefono? Continua a saltar fuori. L'avevo rimossa. E io la elimino. Forse mi conviene riavviare il telefono, per sicurezza. Sono troppo stanco, lo faccio domani, vaffanculo. Le mie palpebre si stanno facendo pesanti. E si addormentò. Coltello sul numero 11, plink! Da oggi devo andare a scuola, ma va? Spero di riuscire ad arrivarci senza smarrirmi. La prima volta è talmente difficile perché queste strade più o meno sono realistiche, quindi è verosimile che se non conosci appunto dove devi andare ti perdi all'inizio. Non voglio fare tardi il primo giorno, sarà meglio uscire, direi di sì. Non dimenticare lo zaino, bravo. E ora ciao papà, devo andare. Oh, mi hai preparato la colazione, eh? Quindi intendi andare a scuola, eh? Tieni, ti do qualcosa da mangiare, ma finisci prima che arrivino i clienti. Kerry? Cos'è quella faccia? Mangia. Orca troia, che voglia di Kerry ora. Non vedo l'ora di tornare a Chinatown. Ha un gusto piccante che esalta la complessa miscela di sapori. Orca troia, ora c'ho fame. Devi andare. Grazie, era squisito. Grazie. Sbrigati ad andare. Se ti perdi per strada, arriverai tardi a scuola. È molto probabile che succederà, perché mi perderò. Ciao, papà. Oh, gira il cartello di fuori su aperto. Certamente. Ciao, capo. Ora datti una mossa. Se ti smarrisci, farai tardi, ragazzo di campagna. Questo razzismo di città, eh? Solo perché vengo dalla campagna. Solo perché vengo dalla campagna. No, scherzo. Allora, verrò signore a trovarla del mercatino dell'usato, glielo prometto. Allora, siamo arrivati alla stazione di Yongenzai e la metro è appena arrivata, per fortuna.
Sai che nervoso quando arrivi davanti alla metro e ti si chiudono le porte così? Ah, madonna, una cosa. Per tutto il cazzo di gioco ci sarà questa persona davanti a noi che giocherà dall'inizio del cazzo di gioco alla sua fine con sta cazzo di PSP Vita così. Orca puttana, sbatto per terra, giuro. No dai, però io una PSP Vita per collezione la vorrei. C'è così tanta gente stipata in questi minuscoli vagoni. È proprio vero quel che si dice della metropolitana di Tokyo, che è strapiena. Eh già, guardalo lì, tutto bello pieno con la sua PSP. Quello schermo LCD trasmette le ultime notizie. Sembra che gli effetti dell'incidente di ieri non si siano ancora esauriti. Eh beh, ci crede, è successo ieri. Shibuya! Mio Dio, un giorno ci verrò in queste stazioni, giuro. Allora, la nostra uscita è di... Ma... Tu sei qua? No, dai, la prima volta non l'avevo vista! Questo qua è un personaggio che rivedremo. Allora, mettiamo in chiaro una cosa. Tutti quelli che hanno la miniatura, tra virgolette, accanto al box di testo sono personaggi... che si rivedono, che comunque sono importanti. E io la prima volta che sono passato, sono uscito dall'altra parte, non l'avevo vista lei. Svariati Raptus terrorizzano la città. Cosa ne pensa, signore? Alcuni pensano che sia il risultato di un ambiente di lavoro opprimente. Ha commenti da fare su in proposito? Stavo per dire a riguardo. Mi dispiace molto, ma io non so nulla. Noi rilasceremo un comunicato ufficiale più tardi. Beh, ci credo. Meglio non dire cazzate. Chissà se c'è anche qualcun altro di conosciuto. Mi sa di no, sono tutte facce normali queste. Vabbè, la nostra direzione è qua sopra. Prendiamo e usciamo. E benvenuti alla piazza della stazione di Shibuya. Che bello. Un giorno verrò qui, giuro. Un giorno io verrò in questo posto. Ok, dobbiamo andare verso la scuola e dobbiamo prendere la Ginza Line. E dobbiamo entrare qua dentro. Tra l'altro, piccolo trivia, questo negozio di pane difficilmente ci venderà roba utile, ma ci saranno determinati periodi o comunque determinati giorni in cui venderà un oggetto molto utile, soprattutto nella prima run. Adesso, bene o male, me la cavo anche senza, però all'inizio del gioco è molto utile. Quindi ci mettiamo in coda. No, non è vero in realtà, basta che mi butto di sotto e il treno arriva. Intanto io sono compenetrato con un altro tizio, ma va bene così. La Ginza Line c'ha i trenini gialli. Che belli, eh? Tra l'altro, andare in metropolitana è una cosa molto utile. Dopo ve la spiego. Oh, accidenti. Avevano detto che avrebbe piovuto oggi. Sta piovendo? Sì, ha cominciato all'improvviso. Ecco perché odio l'inizio della primavera. Adesso che ci penso, si sarà portato un ombrello. Di chi parla? No, non ci faccia caso. Allora, cosa le posso servire? Purtroppo l'ombrello mi sa che non ce l'abbiamo. Una miscela della casa, grazie. Arriva subito. Gli effetti dell'incidente di ieri in metro continuano a creare disagi su varie linee. Ci credo, grazie al cazzo, è successo ieri. Ci sono stati molti brutti incidenti ultimamente. Sa, mi riferisco all'incidente in metro di cui sta parlando il notiziario. Un mio collega è rimasto coinvolto e adesso è in ospedale. Ma a parte questo, è inquietante. A quanto pare le persone che hanno causato questi incidenti sono impazzite all'improvviso. Ho sentito che alcune di loro sono state persino colte da crisi nervose durante l'interrogatorio. Eh beh, ci credo. Che cazzo sta dicendo? Scusi, stavo facendo il caffè io. Eccoci arrivati, e la stazione dovrebbe essere giusta visto che ci sono altri studenti con la mia stessa divisa. E due gemelle sono appena uscito. Sono ad Aoyama Ichikome. Ichikome. Ci è voluto un po', ma finalmente ce l'ho fatta. E ci vuole un po' veramente, effettivamente, perché se tu ogni tanto capiterà nel gioco, riesci a sederti in un posto nella metro, hai la possibilità di fare determinate azioni che adesso non vi voglio spoilerare, però è molto utile. Oh, guarda, degli studenti, chissà cosa dicono. Si è verificato un altro di quegli strani incidenti. Quella capigliatura.
Quella capigliatura lì io l'ho già vista. A meno che non è un personaggio rivisitato, cioè che si usa tanto spesso. Quella capigliatura di quella con i capelli neri l'ho già vista. Cioè, penso che sia un personaggio che riapparirà anche più avanti. Questa volta è in metro. Non fosse stata una domenica, avrei potuto essere a bordo anch'io. Eh beh, sì. È una cosa spaventosa. Finirà mai questa storia? Eh beh, chi lo sa. Forse sarà compito nostro. Lo scopriremo. Ah, dannazione, sta piovendo. Correte, ragazzi, correte. E che cazzo. Oggi proprio che è il mio primo giorno. Non ho un ombrello. Ancora sta app di merda, eh? Ah, mi è entrato un virus di sicuro. Ehi là, buongiorno signorina. Oh, bellina lei. Lei comunque si vede che non è giapponese originale, effettivamente. L'hanno disegnata molto bene. Porca troia, che bella. Ciao. Senza dire una parola, senza niente, continua a fissarla lui. Mamma mia, che mascella squadrata! Mamma mia! Tu, proprio rettangolare! No, grazie. E però ce l'ha offerto il passaggio, eh. È stato carino, dai. Questa però è l'unica cosa che gli posso dare di più a lui. Cazzo te guardi? Oh? Cos'hai da guardare? Vuoi forse fare la spia con Kamoshida? Chi? Eh? Con le macchine del poco fa, era Kamoshida. Questo nome ancora mi dà il nervoso, tra l'altro. Quello che hai visto esattamente 5 minuti fa. Neanche. Fa sempre quel cavolo che gli pare. Chi si crede di essere il re del castello? Non ti pare? Quale re del castello? No, voglio dire... Aspetta, non sai chi è Kamoshida? Dici sul serio? Sei della Shujin, no? Vai anche tu alla Shujin? Sono nuovo, sai? Che? Nessun'altra scuola ha un uniforme così. Eh beh, bellina tra l'altro l'uniforme. Che tra l'altro in tutto il gioco io mi sono sempre chiesto, tecnicamente c'è un codice in cui dobbiamo vestirci in un determinato modo. Perché tu hai sempre sotto quella cazzo di giacca una maglia che, del cazzo che vuoi tu? Sei in seconda, eh? Siamo nello stesso anno allora. Però non ti ho mai visto. Ti sei appena trasferito? Ecco appunto. Sì. Allora non mi stupisce che non lo conosca. La pioggia non è così forte. È meglio se ci sbrighiamo o faremo tardi. Eh? Cazzo è successo? Mi sento stordito per qualche motivo. Ah, mi fa male la testa. Cavolo, voglio andare a casa. Che è successo? Ma chi lo sa. Sta musichetta ogni volta che appare, Dio mio, è... Me la ricorderò sempre. C'è stato un terribile incidente in metro quel giorno, te lo ricordi, vero? Presumo tu sia al corrente del clamore suscitato da ciò che la gente chiama incidente da Raptus. Può darsi. Lo dici come se non fosse affar tuo, perché non lo è, siamo appena arrivati. Era su tutti i notiziari e una delle vittime insegnava nella tua scuola. Davvero? Ne avrai sentito parlare di sicuro? Quel giorno eri ancora uno studente normale? Che vuol dire? Permettimi di cambiare domanda. Ti sei trasferito alla Shujin Academy, esatto?
Esatto. Una comune scuola privata, come se ne trovano in qualsiasi città, che tra l'altro effettivamente capisci anche perché ci abbiano preso alla fine, è comunque privata. O almeno così doveva essere. Cos'è successo in quel periodo? Raccontami tutto, con sincerità. Va bene. Lo farò al meglio che posso. Si ricordi che mi hanno appena drogato, eh? L'occhio rosso si è attivato. Questo mi vuole rapinare. Mi sta portando in un vicolo buio. Clink. Clink. Che è successo? Cos'è stato? L'acqua mi ha inseguito. Oh no. No. Cosa? Ah già, questo è animata. Shh. Basta. la Madonna, la mia scuola è bellissima, no? Michi, ma ci gai te ne? Io potrei o no? È bello che, cioè, anche fosse che esiste sto castello, com'è che non l'hai mai visto? Com'è che non hai mai visto sto castello se anche fosse esistito? Mamma mia, quanto ti voglio bene, biondino. Non dirò il tuo nome ancora, però porca puttana, ti voglio bene. Run, run, run. Ah, a quanto pare è davvero la scuola. Solo che è distorta. Questo è strano. Dove è finita la scuola? È proprio questa. È bello che finché ancora non ha un nome, ragazzo volgare, ma poverino. È questa la nostra scuola? In teoria c'era scritto Shujin al cancello. Che cavolo sta succedendo? Non c'è campo. Ma dove siamo finiti? In un castello medievale, sembrerebbe. Il cartello indicava la scuola, no? Che sta succedendo? State facendo una sorta di festival? Non ne ho idea, vorrei saperlo. Oh, una guardia. Cavolo, mi hai spaventato a morte. Chi sei? Uno studente? Cavolo, il tuo costume è assurdo. È una vera armatura. Avanti, non starte lì impalato, di qualcosa. Oh cazzo, altri. Ehi, che sta succedendo? Cosa, che significa? Ehi, non lo so! Questa roba è vera. Calma, time out, amico! Dobbiamo scappare! Capito, andiamo. Via. Basta perdere tempo, filiamocela! Oh no, ci hanno già circondato. Ah, ma quanti sono? Aia cazzo, la schiena. Aio, mi romperei le ossa così, merda. Che diavolo ti credi? A carci. Portateli via. Vuoi salvare i progressi? Assolutamente sì. Come livello 1? Ma scusa. Il livello... Ah beh, però ha senso effettivamente, però... Io avevo capito che anche il livello effettivamente tornava. O magari è solo perché ancora non abbiamo attivato una battaglia e il livello è considerato 1. Può essere? Ho appena cercato perché questa cosa effettivamente non l'avevo capita. Il nostro livello personale riscende a 1. Non perché non abbiamo ancora fatto una battaglia, ma proprio scende a 1. Questa non la sapevo. Però tutto il resto che abbiamo visto all'inizio c'è rimasto. I soldi e tutto il resto delle cose. Va bene. Ehi. Ehi, svegliati. Bel posto di merda, dove finire? Porca troia. La mia nuova vita inizia di merda. Siamo in una gabbia. Tutto ok? Sì, tu? Sì, più o meno. A quanto pare non è un sogno.
Ah, che sta succedendo? Ehi, fateci uscire da qui. Lo so che c'è qualcuno là fuori. A quanto pare no. Merda, dove siamo? È una specie di set cinematografico? Non penso. È tutto fin troppo realistico. Cosa diavolo era quello? Qualcuno che soffre malamente, fra. Wow, 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 wow. Mi prendi per il culo, vero? A quanto pare, no. Non va per niente bene. Non c'è un modo per uscire da qui. Avanti, dobbiamo fare qualcosa. Bene, cerchiamo. Barili. Ehi, lì dentro non c'è niente. Bene. Muro con catene. Ehi, quelle catene si usano per torturare e cose del genere, no? Merda, sono stanco di queste stronzate. Da quanto tempo è passato da quando siamo svenuti? Maledizione, non ha davvero senso. Wow, hai sentito? Eh sì, ho sentito dei passi. Rallegratevi, la vostra pena è stata decisa. Siete accusati di violazione di domicilio, pure. Pertanto sarete condannati a morte. Che cosa? A nessuno è permesso giranzolare liberamente nel mio castello. Eh? Un momento, è lei, Kamoshida? Kamoshida? Sospettavo si trattasse di qualche ladruncolo, ma pensare fossi tu, Sakamoto. Vorresti disubbidirmi di nuovo? Non ti è servita a nulla la lezione, eh? Mamma mia, che faccia di merda! E questa volta ti sei portato un amichetto, perché da solo non sei capace di combinare un bel niente. Non fa ridere, bastardo! E così ti rivolgi a un re? Si direbbe che tu non comprenda affatto la tua posizione. Non solo ti sei infiltrato nel mio castello, ma hai anche commesso un crimine di insultare me, il re. La pena per questo è la morte. È l'ora dell'esecuzione, portatelo fuori. Fermatevi. Maledizione. Sono stufo di questa merda. Forza, andiamocene da qui. Orca troia, che dolore. Ah, aia. Fermati. Vattene, esci di qui. Questi fanno sul serio. Oh, vuoi scappare via, eh? Bell'amico senza cuore che sei. Non è un mio amico. Avanti, sbrigatene, vattene. Che ti prende? Troppo spaventato per scappare? Questa patetica feccia non merita il mio tempo. Mi concentrerò sull'esecuzione di questi qui. Mamma mia. Prendi questo. Feccia insignificante. Inutile parassita. Belle le tue gambe, belle pelose. Pure. Fermati! Pure! Che bella vita! Oh, che bella quella farfalla. Cos'è questa voce? Non è la stessa.
Devo aiutarlo! Ora votati a me! Nanji Wanaru! Arsen! Basta così! Minchia che male! Bella questa scena del risveglio, santo cielo. Che cacchio è successo? Cos'è questa maschera? È bellissimo il significato di questa scena, credetemi. E poi questa è la nostra intro, quindi vale tutto quanto. Dio mio. Ogni risveglio è di un'importanza a livello di storia clamoroso, veramente. Poi Arsene esteticamente è fighissimo. Mamma mia, è proprio bello. Quegli artiglioni. Che sguardo simpatico, eh? Io sono il predone del crepuscolo, Arsen! Ma che... Sono l'anima ribelle che alberga dentro di te. Dio mio, è bellissimo. Se lo desideri, potrò decidere di donarti il potere per superare questa crisi. Donami il tuo potere. Molto bene. Che diavolo sei tu? Guardie! Uccidete lui per primo. Assaggerai la vera forza dei miei sgheri. Erano più pericolosi con la spada, fatelo dire, Con quel coltellino di merda. Il mio potere è tuo. Uccidili come preferisci. Scatena il tuo furore. Vediamo che abilità abbiamo. Solo Eia. Eia. Oh Dio mio, vai, attacca. Mancato. Aia, che dolore. Beccati questo. Aia, male. Aia, dolore. E uno è andato. Tralasciando il fatto che stiamo facendo pochissimo danno, perché questa è considerata ancora parte tutorial, più avanti vedrete cosa faremo. Però non mi aspettavo di ricominciare con il livello 1. Questa sì che è stata una roba inaspettata. Level up. Livello 2. Mamma mia. Debole alla luce e al ghiaccio. Questa cosa non è buona, credetemi. Le debolezze, soprattutto in livello Merciless, sono una cosa pericolosa e devono essere coperte. Cosa? Che diavolo è questa roba? Cos'è la quella cosa? Razza di... Ti piace, figlio di puttana? Chiudiamo la cella. Intendi queste? Le su di me... A cazzottoni in faccia. D'accordo, è chiusa. Accidenti a voi. Ehi, mi dici cos'è stato?
E poi i tuoi vestiti. Tra l'altro noi siamo molto più alti. Sono tornati normali. Bastardi. Dio, questa roba è folle. A ogni modo, alziamo i tacchi. Vai, avanti tu. Ah, pure le chiavi abbiamo buttato. Maledetti ladri. Inseguiteli, non fateli scappare. Beh, è il momento di fuggire allora. Bastardi, hanno cambiato voce. Pensate di cavarvela dopo quello che mi avete fatto? Non me ne frega un accidenti, ne ho abbastanza di tutto questo. Forza, andiamocene. E allora andiamocene. Avanti, dobbiamo trovare un'uscita. Beh, sai, forse non è stata una bella idea buttare le chiavi, Sakamoto. Non si apre. Dannazione, cerchiamo un'altra strada. Saltiamo. Ok, possiamo uscire ora. Forza, vieni, salta con me. Eh? Che c'è? Oh mamma, pensi che ci sia un modo per attraversare? È anche vero che non sembra esserci altra via. E vabbè, è ora di saltare. Ok, c'era scritto salta, però vabbè. In concreto c'era scritto se tieni premuto salti in automatico. Dici che questa storia delle esecuzioni diceva sul serio? Beh, sicuro non scherzava. Merda, la mia borsa è incastrata. Quelli che appaiono sopra cercherò di non leggerli, perché appaiono veramente per poco tempo. Però quelle volte che capita li leggo. Ok, vediamo se si può passare da questo lato. Ok, c'è un'uscita. Ehi, un attimo. Guarda, laggiù ci sono dei tipi in armatura. Se li attacchiamo chiameranno i rinforzi. Conviene trovare un'altra strada. D'accordo, andiamo sul ponte allora. Sembra essere più sicuro. Oh, un ponte levatoio? Eh beh, mai visto uno? Ehi, ma che razza di posto è questo? Ehi, nascondiamoci! Andiamo a cercarli! Laggiù, ci stanno cercando, vero? Sono stanco di questa storia. Troviamo un modo per uscire da questo dannato posto. Beh sì, può funzionare come idea. Sakamoto, oddio. Pensi che si arrivi all'uscita? Non lo so, può essere un risultato in ogni caso. È l'uscita. Ehi, andiamocene da questo posto. Mamma mia. Questo castello esteticamente è fighissimo, è bellissimo. Cioè, fosse fatto per esempio in un qualsiasi gioco medievale, questa struttura sarebbe fighissima. Ehi, deve essere uno scherzo. Da qui non si esce. Che razza di posto è questo? Un castello? Quelli... Ehi, guarda! Avevo sentito urlare altre persone, infatti. Non avevano catturato solo noi. Sta bene? Non lo so, ma non possiamo raggiungerlo. Quindi andiamocene. C'è qualcosa lassù. Un ponte. Ma è una statua. Eh sì, è proprio una statua. Un altro vicolo cieco. Dannazione, come diavolo si esce da qui? Ehi, voi! Biondino, capellone, da questa parte! Fatemi uscire, vi prego! Cos'è questa cosa? Non siete guardi del castello, vero? Fatemi uscire di qui! Guardate, la chiave è proprio lì! Lì dove? Ah, lì, ok. Stiamo cercando di andarcene da questo inferno. Insomma, anche tu sembri proprio un nemico. Sono rinchiuso qui, come potrei essere un nemico? Aiutatemi! Calmati. Vi supplico, dovete aiutarmi. Ci stanno già addosso. Merda, ancora niente campo. Non c'è modo di contattare qualcuno dall'esterno. All'esterno. Come diavolo facciamo uscire? Ehi, voi due! Volete sapere dov'è l'uscita? Fatemi uscire e vi ci porto! Non volete essere acciuffati e giustiziati, no? Ti conviene non mentire. Puoi aiutarci davvero? Non mi rimangio mai la parola. A me sembrano solo di chiacchiere. Se pensate di farla franca da soli, prego, fate pure!
Cosa facciamo? Davvero non ci stai prendendo gioco di... Ti stai prendendo gioco di noi? Se non vi sbrigate, vi cattureranno. E va bene. Ecco fatto. Ah, profumo di libertà. Ammetto che la prima volta che l'ho visto ho pensato: adesso se ne scappa. Ora, dov'è l'uscita, gatto mostro? Non chiamarmi gatto. Il mio nome è Morgana. Sta zitto e sbrigati. Vuoi finire di nuovo in gabbia? D'accordo, cavoli. Seguitemi e fate silenzio. Con quelle zampettine, Dio mio. È già la quarta ora. Sakura-san ha detto che stamattina Starkun è uscito di casa. Devo contattare la polizia? No, sarebbe solo una seccatura in più. Cosa ho fatto per meritarmi questo? Sei una bella insegnante, tu. Mamma mia. Oh beh, non ci resta che seguirlo. Quindi? Che stai facendo? Cosa ti sembra che stia facendo? Abbasso il ponte. Ehi, capellone, a quanto pare tu sei più sveglio del biondino. Dai un'occhiata alla bocca di questa statua, ok? Ok, ci penso io. Come avremmo potuto saperlo? Provando a tirare? Dilettante. Forza, muoviamoci. Allora andiamo. Merda, merda. Mamma mia. Anche lui sa evocarlo, eh. Io sono Zorro. Che bello che sei, Morgana. E devo essere sincero, la prima volta che ho visto quel diavoletto lì, io non avevo visto dove era attaccato quel corno. Devo essere sincero. Pensavo fosse parte del corpo. Dannate ombre, hanno preso posizione per intercettarci. Non stanno più cercando di catturarci, vogliono il sangue. Ti guarderò alle spalle, perciò combatti come se andasse ne andasse della tua vita. Avanti. Va bene. Andiamo di fendente, visto che... No, il fendente è meglio di no, ora che abbiamo poca vita. Ahia, che male. Lo sapevo che eri un dilettante. Così si combatte. Garu! Ma perché sullo stesso? Stronzo, fallo sull'altro. Colpisci il punto debole di un nemico per atterrarlo. Sfrutta l'occasione per colpire ancora. Questa è la base di tutto. Tienilo sempre presente. Dio mio, cosa stai facendo? Ogni abilità ha un elemento diverso e un nemico è debole. Ok, grazie. Tutta roba che si impara giocando. Coraggio, sbrighiamoci, finiamola e facciamola finita. Garu! Cosa credevi di fare? Ahia, che male. E beccati questo. Almeno uno di meno. Garu! Mi piacciono il... Allora, per quanto effettivamente ci sono state delle volte in cui non ricordavo quale abilità conducesse... Cioè, quale nome conducesse a quale abilità, i nomi delle mosse sono strafighe. Level up dessus. Nuovo livello, livello 3 raggiunto. Da qui al livello 99 ne passerà, purtroppo. E non mi aspettavo veramente di ricominciare dal livello 1, però ci sta. Niente male, la tua persona è davvero potente. Abbastanza. Vedrai più avanti. Persona? Intendi quelle cose che vi sbucano fuori in quel modo teatrale? Strappandoci la faccia ogni volta, sì. Sì, hai visto come Capellone si è strappato la maschera quando l'ha evocata, giusto? Beh, ognuno di noi indossa una maschera nel profondo del suo cuore e togliendosela... E questa è la vera spiegazione, sostanzialmente. Noi nella società abbiamo delle maschere. Togliendocele vediamo il mondo per com'è, o la gente vede noi per come siamo. Oh, è tornato normale.
Si direbbe che tu non abbia ancora il completo controllo del tuo potere. Eh già. La trasformazione non dovrebbe dissolversi in quel modo. In fondo... basta così. Questa merda non ha alcun senso. Non puoi startene buona ad ascoltare per una volta, biondino? Non chiamarmi biondino. Mi chiamo Ryuji. Oh, finalmente. Guarda, non c'è tempo per farti la predica. Volete uscire da qui tutti interi, vero? Andiamo. Oh, prima di andare, prendi queste. Usale con cautela, ok? Cosa mi dai? Le medicine. Yes. Forza, dobbiamo sbrigarci. L'uscita non è molto lontana. Va bene, andiamo gattino. Vediamo se posso già usarli gli oggetti. Assicuratevi solo di essere messi bene di HP, ok? Forse dovremmo combattere ancora. Puoi vedere le statistiche delle persone premendo triangolo, grazie. Oh, finalmente. E questa è la nostra prima persona, Arsen. Esteticamente è fighissima. Finalmente possiamo aprire il nostro menu. Vediamo. Negli oggetti, che cosa abbiamo? Oh, abbiamo i cioccolatini di San Valentino. Bene. Poi abbiamo il grimaldello. Abbiamo tutte le mosse che ho raccolto durante il gioco. E che per fortuna queste non se ne vanno. Grazie gioco, almeno questo è stato carino. E qua tutta la roba chiave che ci rimane, tra cui le stecche, la canna da pesca, che tra l'altro è una cosa che effettivamente non ho capito. Perché togliere altri tipi di oggetti e lasciare la canna da pesca, che alla fine è un oggetto secondario che puoi ricomprare? Vabbè, grazie. Allora, curiamoci, anche se in realtà non serviva. E abbiamo 9.723.856 yen. Cazzo sì, la soddisfazione. Ma il mio corpo dei ladri è tornato a 99. Ah no, ho speso tutto, è vero. E qua cosa c'è? Non lo so, è chiusa, quindi andiamocene. Oh, guarda, un'altra statua. Aspetta un secondo. Mi sembra di aver visto da qualche parte questa... quella divisa. Merda, sono troppo agitato, non ricordo un accidente. Forza, andiamo. Aspetta, dannazione. Che c'è? Dobbiamo andare, presto. Ma chi sono questi tizi? Credi che ci sia tempo per preoccuparsi degli altri? E poi loro sono... Eccoli. Oh beh, hanno abbassato loro il ponte, perfetto. Avreste dovuto ascoltarmi. Combattiamo. Così mi piaci. Non siamo gli unici impazienti di iniziare. Oh, uno dei nostri primi nemici, Pixie, che tra l'altro dopo questo posto non la rivedremo mai più. Se non sbaglio, lei è debole all'oscurità, pensa un po', e anche allo sparo, ma a quello non ce l'abbiamo ancora. Aia, che male! E tra l'altro, io volevo vedere una cosa, scusami un attimo. No, non posso analizzare me stesso, fermo. Vorrei analizzarmi. Ah, dannazione, ho le analisi delle persone, non la mia. Vabbè, sti cazzi. Abbiamo abbastanza SP, i punti magia di questi, di questo gioco, per poter sfruttare al meglio questi attacchi. Perfetto. Pam pam pam. Bada pam pam. Bene, andiamocene prima che arrivino altri. Aspettate, non possiamo abbandonare questi ragazzi. Non ci arrivi proprio, eh? Ah, non c'è tempo per le spiegazioni. Sentite, io me ne vado. Se non volete venire, fate pure. Maledizione. E va bene, vengo. Tanto torneremo ad aiutarli, forse. La sala d'ingresso è vicina. Manca poco all'uscita, non mollate. Eccoci di nuovo all'ingresso. Eccoci qui. Finalmente, siamo salvi. Non si apre. Ci hai imbrogliati, gattaccio. Non saltare alle conclusioni. Da questa parte. Ehi, aspetta. E come dovremmo uscire da qui? Non c'è neanche una finestra.
Dilettante. Ti mancano le basi delle basi. Il condotto da reazione, facciamo saltare il muro e moriremo qui, vero? Condotto da reazione? Esatto, come pensavo, hai un talento naturale. Ci porterà dritti fuori da qui. Capisco. Allora non dobbiamo fare altro che levare quella grata metallica. E uno, e due. E via. Oh. Mamma mia, quanto casino. Aia, merda. Il nemico non ci avrà sentiti, vero? Speriamo di no. Incredibile, stiamo finalmente per uscire da qui. Aspetta di essere effettivamente uscito prima di cantare vittoria. Andate adesso. Ma e tu? Ho ancora una faccenda da sbrigare qui. Le nostre strade si dividono. Non farti ricatturare, grazie. Conosci le buone maniere? Fate attenzione lungo il tragitto. E via, ce ne andiamo. Quei due sembrano utili. Specialmente il capellone, se il mio intuito non mi inganna. Chi lo sa. Ce l'abbiamo fatta. Sei tornato nel mondo reale, bentornato. Ritornato. Significa che siamo stati via? Probabile. Non so più cosa pensare. Cos'era quella roba comunque? Il castello, Kamoshida e quel gatto parlante. Che diavolo sta succedendo? Cosa avete da urlare? Siete studenti della Shujin? Saltiamo la scuola, eh? No! Stavamo per andare a scuola, ma ci siamo ritrovati in un assurdo castello. Sta zitto! Cosa? Fatemi vedere le vostre borse. Sarà meglio che non vi siate drogati, pure. Cosa glielo fa pensare? Sei il suo amico? Faceva il bullo con me. Mai visto prima. Oh, però sembravi parecchio in confidenza con lui. A ogni modo, dovreste andare a scuola. Come stavo cercando di dirvi, nemmeno io so cosa sta succedendo. Siamo passati davanti alla Shujin, vedendo qui. Non abbiamo notato nulla di strano. Se blateri di altre assurdità simili, contatterò la tua scuola. È questo che vuoi? Avanti, di qualcosa. Andiamocene. Un momento, non intendevo questo. Aspetta un attimo, ma che problemi ha? Va bene, vado. Belli, poliziotti che tra l'altro non hanno fatto nulla di utile, però... Il ministro dei trasporti annuncia le sue dimissioni. Le cose procedono come previsto. Sai, Nijima, ora che ci penso... me la sbatterei qui sul tavolo. Meglio lasciar perdere per adesso. Non l'ha solo pensato lui, eh. Ma com'è possibile? Sono certo che abbiamo fatto la stessa strada. Che sta succedendo qui? È proprio quello che vorrei chiedervi io. Abbiamo ricevuto una chiamata dalla polizia, pure, infami poliziotti. Quel dannato sbirro ha spifferato tutto alla fine. È raro vederti in compagnia. Dove siete stati tutto questo tempo? In un castello? Dunque non avete intenzione di dire la verità? Cos'è questa storia del castello? Kamoshida? Sembri così spensierato, Sakamoto. È una bella differenza rispetto a quando ti allenavi ogni mattina con la squadra di atletica. Bastardo. Sta zitto, è colpa sua se... Come ti permetti di parlare così al signor Kamoshida? Mamma mia, leccaculo. Non puoi più prenderti tanta libertà, lo sai? È stato lui a provocarmi. Vuoi davvero essere espulso? A ogni modo, ci devi una spiegazione, seguimi.
Cosa? Che stronzata! Non ce n'è bisogno. Avrei dovuto avere più riguardo anch'io. Diciamo che è colpa di entrambi. Ma se lo dice lei... Tuttavia verrai comunque con me. Sei in un estremo ritardo, su questo non ci piove. E va bene. A proposito, tu sei lo studente che si è appena trasferito, vero? Phoenix Star. Ci siamo già visti altrove? Sì, eri in macchina con una studentessa. Porco. No? Ora ricordo. Ti ho visto alla stazione. Beh, per oggi farò finta di niente. Sono certo che il preside te l'abbia già detto, ma causa qualche guaio e verrà espulso. Hai capito? Che qua ancora sembra normale. Poi capisci che è un fastidioso quest'uomo. Ho capito. Comunque sbrigati e vai in sala docenti. Sono certo che la prof Kawakami ti sia stufa di aspettare. La professoressa, stavo per dire. Tanti auguri per la tua nuova vita scolastica. Mamma mia faccia di merda. La testa. La scuola si è trasformata in un vecchio castello? Un gatto parlante? Hai le allucinazioni da overdose? Non starò al tuo gioco se intendi soltanto prendermi in giro. Ho bisogno che continui la storia. L'uomo che ha ricevuto una lettera di sfida dei ladri fantasma è stato medaglia olimpica. Un ex allievo della Shujin Academy. Beh, non so se fosse allievo, però vabbè, ci stava anche ex professore. L'insegnante di educazione fisica Suguru Kamoshida. La sua confessione ha chiarito ogni cosa. Era colpevole di tutto, gli abusi, le violenze. Ma non ci sarebbero dovuti essere legami tra di voi, visto che ti eri appena trasferito. Perché l'hai preso di mira? Lo dirò dopo. Mi faccia continuare la storia. È inaccettabile. Cerca di ricordare un'altra volta. Se non mi avessero drogato, signor. Il riassunto della storia fino a questo momento è stato aggiornato. Devo andare in sala docenti. Beh, andiamo. Salve, mi scusi, dov'è la sala docenti? E così tu sei quel nuovo studente problematico. Eppure in ritardo, già il primo giorno. Ti diverti a creare problemi alla scuola? Mamma mia, quanto ti voglio tirare il controller in faccia, Ushimaru. In effetti, posso spiegare. Le scuse non servono a nulla. Desideri davvero essere riformato? Perché a giudicare da questo inizio non direi proprio. Dio mio, quanto sei stronzo, bastardo. Di qua. Pissi, guarda quanta gente che parla. Ma non l'avevo mai visto il menu effettivamente esposto fuori. Forse non ci ho mai fatto caso, però non posso leggere cosa c'è di buono. No, è peccato. Va bene, saliamo di sopra. Questa è la sala del preside, sì. Quindi questa dovrebbe essere la sala docenti. Entriamo. Questa sembra essere la sala docenti. È tempo di entrare. Mi scusi, sono arrivato in ritardo. Incredibile. Arrivare in ritardo di oltre mezza giornata è il tuo primo giorno? Ti dispiace darmi una spiegazione? Mamma mia, quanto sei piccola. Mi sono perso. Come hai fatto a non trovare la strada fino ad adesso? È quasi ora di pranzo. Insomma, è vero che non sei ancora pratico della zona, ma hai fatto comunque troppo tardi. Vuoi darti un contegno? Ieri sei stato avvertito di cose come si deve. Ma soprattutto, ho sentito che ti hanno pizzicato in compagnia di quel Sakamoto-kun. Quel Sakamoto? Non fare combricola con lui, ok? Porta solo guai.
Anche se non era così quando dedicava il suo tempo all'atletica leggera. Comunque, la pausa è quasi finita. Oggi le lezioni termineranno dopo la quinta ora a causa dell'incidente in metro. Ti presenterò ai tuoi compagni non appena riprenderanno le lezioni. Seguimi. Oh, quanto sei carina. A me piacciono le ragazze così tranquille e normali. Comunque, quando ti presenterai, cerca di restare serio anche se decidi di mentire alla classe, ok? Non dire nulla di inopportuno. Va bene. Andiamo. Ci sono degli armadietti distrutti lì. Credi che sia lui? Eh? Quello di cui parlano tutti, di già. Manco sono arrivato e già dicono tutto, eh? Bla 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 bla. Arrivare in super ritardo il primo giorno deve essere pazzo. Sembra normale però. Ma potrebbe ammazzarci se lo guardiamo negli occhi. Calmatevi. Beh, vorrei presentarvi un nuovo studente appena arrivato, Phoenix Star. Oggi frequenterà soltanto di pomeriggio perché si è sentito poco bene. Bene, di pure qualcosa alla classe. Piacere di conoscervi. Sembra tranquillo, ma scommetto che quando perde la testa li ammazzo tutti. Insomma, è stato arrestato per aggressione, no? Dunque, il tuo posto sarà laggiù, quello libero. Chissà perché nelle classi c'è sempre un posto libero e non è mai quello in prima fila, è sempre quello più in fondo. Scusate, ma chi è vicino potrebbe condividere i libri di testo con lui per oggi? Che sfiga. Pure. Che cazzo. Vabbè, io vado a sedermi. Solo bugie. Sei quella ragazza. Ehi, avete visto? Quei due si conoscono. Può essere che lui ci abbia provato con lei prima di trasferirsi qui? Pure. Ma ciò così vorrebbe dire che lei lo tradisce con Kamoshida. Mamma mia. Beh, stiamo pur sempre parlando di Takamaki-san. Davvero, quel lato della classe è imbarazzante. Cioè, quindi tutti quelli alla sinistra, dove c'è la finestra, fanno tutti schifo. Anche quello dietro di noi. Bene. Ah già, il torneo di pallavolo è tra due giorni. Tutti avete appena cambiato classe, perciò approfittate per conoscervi meglio. Ah, pure mischiano le classi ogni anno, questa non lo sapevo. Bene allora, cominciamo. Chi è di turno oggi? Chi è di turno oggi? Reverendo, tutti in piedi per favore. Qualcosa non va? È una scuola questa. Ah, sicuro di stare bene? E poi, sembra che tutti stiano già parlando di te, ma io non ho detto niente. Qualcuno avrà spifferato qualcosa. Oh, non ho un attimo di pace. Perché è toccato a me? Dovresti andare dritto a casa senza fermarti per strada. Sakura-san sembra parecchio alterato. Immagino, suo giro. Mi dispiace. Oh, e per quanto riguarda Sakamoto, non farci con Brick. Parli del diavolo. Cosa ti serve? Ho sentito che la polizia ti ha pizzicato a saltare le lezioni. Non è successo niente. Non ti sei nemmeno ritinto i capelli di nero. Chiedo scusa. Ti aspetto sul tetto. Vedi, ecco perché non voglio che ci fai con bricola, chiaro? Eppure sembra volermi dire qualcosa di importante. Perché ha permesso a uno studente come lui di trasferirsi qui? Ha già iniziato a frequentare Sakamoto. Sai, quando due vanno d'accordo. Uno studente con precedenti è colpevole di un'aggressione. È colpevole. Di questo passo il mio contributo a questa scuola sarà inutile. Su via, non faccia così. Questa scuola conta su di lei, Kamoshida-kun. È la nostra star. No, io sono star. Tuttavia anche per tali splendori è auspicabile una crescita costante.
I suoi grattacapi sembrano non avere mai fine, eh? Preside che... Preside, non riuscirò mai a dire il tuo nome o cognome, vaffanculo. D'accordo, ho capito. Continuerò a fare del mio meglio per soddisfare le sue aspettative. Lecca culo. Allora, Sakamoto sembra voler parlare di qualcosa. Dovrei vedermi con lui sul tetto. Allora, fammi vedere una roba nelle mie statistiche. Ho 99,155 di HP. Un po' pochini, eh? Però almeno i miei dati sociali sono tutti al massimo e questo è già positivo. Sono il migliore cuor di leone, erudito, irresistibile, angelico. Il fatto di essere sceso di livello mi riporta alla mente, tra l'altro, una piccola strategia che non pensavo che avrei messo in atto, ma che ho pensato effettivamente. Ve la spiegherò a tempo debito in ogni caso. Ehi tu, sei in classe con me? Eh? E cosa vuoi da me? Dov'è il tetto? Io. Ma nessuno può andare lassù. Cioè, sali per quelle scale e ci arrivi. Grazie. Ha comunque i suoi vantaggi sembrare un criminale. Oh, ciao personaggio che è chiaramente vestito ed è renderizzato diverso rispetto a tutti gli altri. Ad ogni modo, grazie per esserti offerta volontaria per la cura delle piante. Oh, nessun problema, è solo che non sono sicura di essere all'altezza del compito. Non preoccuparti, sei di grande aiuto. Ah, farò in modo che il tetto sia sempre accessibile per te. Vabbè, ci sarà molto da lavorare, ma ce la farai. D'accordo, farò del mio meglio, più tardi andrò a dare un'occhiata. Speriamo che non ci incontriamo. Tra l'altro volevo vedere una cosa. Ok, niente. Saliamo. Ed eccoci arrivati al tetto. C'è un cartello che vieta l'ingresso, ma la porta è comunque aperta. Eccoti qua. Ciao. Eccoti. Scusa se ti ho fatto venire quassù. Scommetto che Kawakami ti ha già detto qualcosa del tipo non fare combricola con lui, eh? Dice che porti guai. Siamo più o meno sulla stessa barca. Ho sentito che hai dei precedenti, ne parlano tutti. Non mi meraviglia che tu sia già così coraggioso. Che tu sia cosa... vabbè. Non è essere coraggiosi. Che cavolo ci è capitato? Cioè, cazzo, ci hanno quasi ammazzati in quel castello. Non è stato un sogno, vero? Ricordi tutto anche tu, sì? Certo. Bah, continua a sembrare assurdo, anche se lo ricordiamo entrambi. Insomma, anche se è stato un sogno, tu mi hai salvato da Kamoshida. Quindi ecco, grazie Phoenix. Non c'è di che. Però, cacchio, quel Kamoshida c'è che abbiamo visto laggiù. Probabilmente tu non lo sai, ma circolano delle voci su di lui. Kamoshida. Sì, il tizio che hai visto all'ingresso della scuola, quel super atletico. Quel coglione pieno di sé che era nel castello. Nessuno osa dirgli nulla, perché è un olimpionico che ha portato la squadra di pallavolo alle nazionali. Per questo vedere Kamoshida fare il re del castello sembrava realistico in modo pazzesco. Mi chiedo se esista un modo per tornare in quel castello. Ah, lascia perdere, deve essere stato tutto un sogno, per forza. Scusa se ti ho strascinato quassù, non ho altro da dire. Sai, forse ci assomigliamo io e te. Oh, Ryuji. Sento che andremo d'accordo come piantagrane. Sono Ryuji Sakamoto. Verrò a chiacchierare se ti becco in giro. Non ignorarmi, ok? Va bene, patato. Ci si vede. No, stavolta no. Di solito quando incontri qualcuno parte quella canzone.